più vicina alla terraferma in virtù dei traffici marittimi, appunto, era abbastanza frequentata, poi era un'isola piatta, comoda, a differenza di altre isole che sono più impervie e più difficili da percorrere. Quindi Procida è sempre stata intensamente coltivata e oltre la cultura del limone c'era anche quella del vino, al punto che anche qualche canzone celebre napoletana esalta questo vino di Procida. Chiaramente posso solamente evocare una memoria, perché stiamo parlando di un'altra epoca dove forse sul mercato si poteva anche stare con prodotti assolutamente di nicchia, ma oggi assolutamente questa tradizione rimane solo nelle sperimentazioni e nella passione di qualche concittadino che ancora conserva questo ricordo. Io stesso ricordo da bambino come mio nonno faceva anche lui il piccolo chimico con questi vini e questa tradizione ancora forse oggi la portiamo di tanti lavoratori marittimi, così come sono stati i miei tanti lavoratori marittimi che continuano a coltivare questo rapporto con la terra. Quindi mi piace sottolineare questo valore di Procida all'interno di questo consesso. Chiaramente parlo a una platea e di professionisti della materia, quindi chiaramente non voglio in alcun modo scalfire appunto l'importanza del professionismo e quello che si riesce a produrre in terraferma nell'ambito appunto della produzione vitivinicola, però voglio solo sottolineare questo piccolo aspetto che lega Procida a questa realtà. Quindi grazie per essere venuti, con l'augurio di poterci rivedere, probabilmente se non ci sono altre difficoltà il 9 di aprile, sabato, noi cominceremo con l'inaugurazione di Procida Capitale della Cultura e sarà l'occasione per ritrovarci con tutte le persone che hanno contribuito a questa rete, che anche prima che Procida avesse questa grossa occasione ci hanno dato una mano a portare avanti dei progetti. Grazie mille, buona permanenza e buon ascolto. Grazie. Allora, volevo solo sottolineare che questo progetto rispecchia un po' quello che è stato il percorso intrapreso per poi arrivare a Capitale della Cultura. Il progetto è stato realizzato ed è partito da un processo di co-creazione realizzato con la nostra comunità principalmente, ma anche con tutti i campi flegrei. Dopodiché il progetto di oggi dimostra quando questo modo di fare rete, sistema, creare nuove sinergie si stia diffondendo poi in tutta la regione Campania. Quindi oggi il progetto rappresenta anche un po' l'azione, il frutto, o meglio, il frutto dell'azione culturale che nasce da Procida Capitale. Passo subito la parola al presidente di Città del Vino, Angelo Radica. Benvenuto a Procida, grazie perché vieni da lontano, ci puoi dire anche da dove vieni. Ti ringrazio della tua presenza e poi speriamo di poter intraprendere un percorso costruttivo anche dopo il 2022 insieme. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Io ho fatto qualche chilometro, sono svegliato stamattina alle 5, ma l'ho fatto volentieri perché noi sindaci siamo abituati a soffrire, quindi non è, e anche perché ho un accompagnatore, no, va bene anche questo, credo che ho un accompagnatore molto affidabile che è Marco Razzano, che rappresenta Città del Vino qui in Campania, perché e lui è vice coordinatore, e lasciatemi ricordare Raffaele Ferraioli che ci ha abbandonato prematuramente sabato scorso, che era il coordinatore di Città del Vino, un grande personaggio che ha